Buongiorno a tutti, sono Massimo Recalcati. Vi parlo dalla mia casa di Milano. Alle mie spalle, come vedete, c'è un'opera di Claudio Parmigiani. È una delle sue famose delocazioni. Sono opere costruite col fuoco. Parmigiani imposta, diciamo, una installazione con libri, con bicchieri, con oggetti vari, appicca il fuoco e lascia che la cenere si depositi sugli oggetti, poi togliendo gli oggetti genera questo effetto, questa impronta di luce che noi possiamo vedere nelle sue delocazioni. Sono opere straordinarie, nate quasi per caso. Nel 1970 a Modena, mentre sta per costruire una sua, installare una sua mostra personale, si trova a lavorare in ambienti, diciamo, dismessi. Nota che, come accade quando facciamo un trasloco, che togliendo gli oggetti da quegli ambienti, la loro sagoma rimaneva impressa in una sorta di impronta luminosa sullo sfondo delle pareti. E da qui ha fatto di questa trovata, diciamo così, un principio di metodo, una vera e propria metodologia, costruire l'opera a partire dalla cenere. Non è questo forse un messaggio che oggi ritorna vivo, potente, per la condizione di vita che dobbiamo sopportare a causa del male di questo virus? Parmigiani e in generale l'opera d'arte ci insegna che noi possiamo fare, come dire, della morte, quindi della cenere, qualcosa di vivo, che possiamo fare dell'ombra luce, che possiamo fare di quello che abbiamo perduto qualcosa che ritroviamo nuovamente, per un'altra volta ancora.